Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuto Pippo Civati, deputato del Partito buonasera. Democratico, deputato critico, diciamo, adesso poi lo sentiremo, buonasera a Milano Beppe Severnini, editorialista del Corriere eh, della Sera. Allora, oggi accanto buonasera, alle Dio. notizie sul, uh, sui patemi del Partito Democratico, um, la notizia c'è è, è uh, che Grillo um, non ha uh, insultato qualcuno e urlato al golpe, ma che per la prima volta un uh, presidente del consiglio gli ha risposto come si suol dire per uh, le rime pubblicità Allora Beppe Severnini Grillo oggi ha detto che il governo è frutto di un colpo di stato e che uh, Ricoletta per vent'anni non ha fatto altro che il nipote di, di suo zio. No? Però per la prima volta abbiamo visto un presidente del Consiglio che ha risposto uh, no, perché Enrico Letta ha avuto delle parole diciamo uh, meno, diciamo anche forse offensive, anzi sicuramente meno offensive ma piuttosto sferzanti o no. Beh, diciamo che Enrico Letta ha, 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 avuto, uh, ha ricevuto parole meno offensive di quelle che siamo beccati io e te, giusto per fare due nomi, poi magari ci torniamo. Però la novità non è tanto che il Presidente del Consiglio abbia risposto, la novità è che in molti stanno rispondendo, ma non solo a Grillo. Eh, Grillo certamente ha un problema è il leader di un, del più originale movimento politico di questo secolo. Eh, a 9 milioni di persone gli hanno dato fiducia, lui adesso deve comportarsi da persona seria, può usare i suoi sistemi, ma l'insulto come metodo di discussione non funziona. L'Italia si cambia con le idee in testa e non con la bava alla bocca, per essere molto chiari. E non c'è solo lui, perché... Se vedi un grande leader politico, lui lo è diventato, che usa certi termini. Io non siamo in televisione, mi secca ripetere le cose che ha detto su di me o su di te o su di tanti altri. Eh, è chiaro che poi i suoi sostenitori pensano che possono fare altri due passi. La novità, Lilli, è che tutti, dal Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio, a tantissime persone su Internet stanno rispondendo adesso basta. È come se improvvisamente le persone di buonsenso, che sono milioni in questo Paese, anche nel Movimento a 5 Stelle, hanno detto basta, siamo un Paese sull'orlo di una crisi di nervi, ecco vediamo di non superarlo quell'orlo. Eh, Pippo Civati, lei passa per essere uno dei... Politici più giovani, più moderni, più contemporanei. No, allora il linguaggio aggressivo e violento eh, di, di Grillo fa parte della, di questa modernità della politica? O... No, secondo me bisogna no. Bisogna abituarsi? Eh... Cosa bisogna fare, secondo lei? No, secondo me bisogna fare esattamente quello che diceva Severnini, cioè iniziare a chiedere a Grillo che cosa ce ne facciamo di 9 milioni di voti, qual è l'iniziativa politica che Grillo intende prendere in Parlamento, se oltre alle diarie, perché hanno fatto le, le primarie anche sulla diaria, le ho chiamate Però così, non hanno risolto, risolto c'è no? no. la volontà di affrontare delle questioni che purtroppo abbiamo mancato, perché la vicenda del Presidente della Repubblica è stata una grande occasione mancata dal PD di sicuro, io ho avuto modo di dirlo, ma sicuramente anche dal Movimento 5 Stelle. Quindi c'è da capire se loro vorranno avere un ruolo politico, perché questa strategia da capitan Findus, e mi spiace che Grillo poi se la prenda, però è una strategia di congelamento che in realtà tende a crioconservare Silvio Berlusconi che infatti è ritornato ad essere un grandissimo protagonista della stagione politica. E, e secondo lei la colpa è di Grillo? Beh, la colpa è anche di chi non si mette mai in gioco. Abbiamo sbagliato noi a non votare non solo Rodotà, ma a non votare nemmeno Prodi. Eh, però insomma sicuramente Grillo non è stata una sponda utile Ricordiamo tutti uh. noi il primo streaming diciamo, con, con Bersani Che era più difficile le risposte di oggi di Letta Perché Letta non deve convincere i grillini Mentre Bersani cercava di farlo Però fu un episodio, un'occasione persa uh. Insomma si preferì anche in quel caso fare un po' uh. gli spiritosi Fare due battute e alla fine non si è trovato un punto di convergenza. Eh, sì. Senti, Severin, Ricoletta, ho già detto che Grillo la butta sull'insulto personale perché, evidentemente, non ha molti. Uh, molti argomenti. Adesso vedo che uh, Fabrizio Barca dice che uh, Grillo dice delle fesserie evidentemente perché ha bisogno uh, di ga galvanizzare i suoi, di tenerli, di tenerli uniti, di tenere unite le sue forze, però insomma sono dei giudizi anche un po' ingenerosi, no? Perché come ricordavi tu prima, Grillo. E in ogni caso è riuscito a convincere quasi 9 milioni di italiani, no? quindi gli argomenti evidentemente ce li ha. Ah, non c'è dubbio, io penso che, che davvero il Movimento 5 Stelle sia stata una, una grande novità. Sono anche convinto che la campagna elettorale per il Movimento 5 Stelle l'hanno fatta tutti gli altri. Anche il PD, e credo che Civati sarà d'accordo. Anche il PDL, anche Monti. Eh, ti ricordi io a dicembre dell'anno scorso, qui seduto di fronte a te, ti avevo detto quale sarà la sorpresa, eh, la cosa che non funzionerà mai chiesto nel 2013, ti ho detto. Monti, allora sembrava perché era evidente. Allora, tutti questi eh, insuccessi e, queste, e le cose non fatte, soprattutto, le cose non fatte. E abbiamo ripetuto, non facciamo l'elenco per la centesima volta. Il Senato che non cambia, le province che sono ancora lì, la legge sul lavoro che non è stata fatta, la legge sulla giustizia che è lentissima. Tutte queste cose hanno giocato per Grillo. Lui doveva stare fermo e prendersi tutto. L'ha fatto. Adesso, non c'è dubbio, di nuovo, sono d'accordo con il, il tuo ospite. Adesso deve proporre qualcosa, però aggiungo ancora una cosa soltanto. Vedi. Noi siamo partiti dal linguaggio. Se tu vedi un uomo così importante, ormai nel nostro Paese come Beppe Grillo, che usa questo linguaggio, lui in qualche modo ha sdoganato l'insulto come metodo di discussione. Io davvero mi vergogno, però... Perché no? Te lo faccio vedere, l'ho stampato. Se io vengo da te ospite, dico una battuta, perché dire che mettere Enricoletta di fronte a Vito Crimi in una discussione era come mettere il Bayern di Monaco di fronte alla San Benedettese, che peraltro è una squadra simpatica, eh, mi, per questa frase mi sono arrivati 500 insulti e il titolo del pezzo di tale Robespierre sul sotto Beppe Grillo era Mescolarsi vuol dire sporcarsi di merda. Io detesto dire queste parole in pubblico, figuriamoci in televisione, e in cui alla fine dice che io dovrei vergognarmi. Scusa. Solo allora, quando la smetterete di leccare il culo ai vostri padroni, potrete avere la soddisfazione di riabbracciare i vostri figli senza vergognarvi. Ma come si permettono? Mm. Eh, insomma, le, qui, eh, le parole no. pesano come pietre, no? E quindi di sicuro nel linguaggio pubblico. Bisognerebbe comunque essere un po' più cauti, forse no? avere anche sì, un po' anche, più rispetto. Io... Le voglio chiedere, sì. scusi, non le Siccome lei ci parla tutti i giorni no? con i suoi colleghi del Movimento 5 Stelle, è stato anche diciamo, uno che ha sponsorizzato un governo PD-Movimento 5 Stelle. Ecco, lei. Perché l'impressione che uno ha diciamo, dall'esterno, visto che eh, loro non eh, si concedono, non dico a, a, alla, alla rissa in televisione, che per esempio noi qui non ne facciamo le risse, ma neanche appunto a un'intervista un semplice, eh, non capiamo bene che cosa pensino di un sacco di cose, no? perché per loro poi parla sempre Grillo e si ha l'impressione che lui sia davvero un padre padrone per i parlamentari del Movimento 5 Stelle, è così o è un'impressione falsa, orviata? Io penso che dentro il gruppo del Movimento 5 Stelle ci siano moltissime persone di... molto interessanti, non faccio scouting, è stata un'espressione sfortunata, la campagna elettorale tra le altre che ricordava Severnini, però insomma, ci sono sicuramente gli interlocutori, è chiaro che quello è un movimento in cui c'è un leader ingombrantissimo, tanto che insomma, anche questa è epica delle riunioni segrete, dei capucci, dei, delle, degli inseguimenti, questa idea che arrivi un diktat alla fine della discussione da parte di Grillo non credo che aiuti nemmeno loro, però questo a maggior ragione ci fa pensare che dovremmo andare ai motivi per cui il Movimento 5 Stelle ha preso i voti e capire se questa energia può essere utile, lo dico con grande serietà, cioè non credo che li abbia presi per gli insulti che possono essere stati in alcuni momenti liberatori di fronte all'inerzia della politica, io penso che li abbia presi in ragione di un grande disagio sociale che c'è in questo paese, di un'aspettativa di cambiamento molto forte. Allora, sulla base di questi due elementi che per la politica sono fondamentali no? una protesta, un'indignazione mm -hmm. che ci può essere, un desiderio di cambiare, io chiedo a loro, a tutti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, se non è venuto il momento di trovare come mm. dire, delle forme non di collaborazione, perché loro si spaventano subito altrimenti, però insomma quantomeno di confronto vero. Oppure continuiamo cosa le fare... rispondono quando propone questo? Sì, ma io devo dire la verità che il rapporto con me è molto sereno, peraltro c'erano alcune cose che noi avremmo potuto fare. Era un po' difficile che loro, per esempio, votassero un esecutivo guidato da Bersani. Io ho cercato di dirlo per settimane. Se avessimo cercato una figura diversa, come poi peraltro abbiamo dovuto fare forse si poteva aprire un fronte diverso loro avevano in mente qualche mm. nome per i ministeri che insomma, erano, erano spesso nomi di centrosinistra, un po' come è capitato per con le, uh, le querinarie famose per cui Stefano Rodottao, è mancato da parte loro mm. come dire, il superamento di questa idea da fronteggiamento puro per cui bisogna mandare a quel paese Severnini, Civati, Bersani e tutti quanti e alla fine però non si discute di nulla e il risultato è che vincono gli altri vince quella vecchia politica come la chiamano loro che in realtà si è imposta alla grande in uno schema fantastico. Ecco, e il PD? Eh, veniamo al PD perché il suo partito appunto ci aveva il boccino in mano no? Quando, dopo le elezioni, come si suol dire. Adesso il Partito Democratico domani in un'assemblea deve eh, uscirne avendo almeno un segretario pro tempore. Beppe Severini pare che eh, si siano accordati eh, sul nome di Guglielmo Epifani, ex segretario della CGL, viene da, diciamo, dal, dal partito socialista può essere un buon traghettatore secondo te? Stavo per fare una battuta, sicuramente perché è interista, no? ma scherzi a parte. Il, io penso che un problema, un problema del PD di questi tempi è che nelle ultime settimane abbiamo parlato di, sentito parlare di organigrammi tutto il tempo. Chi fa questo, cosa, il traghettatore, il futuro presidente, eh, il, il, chi farà il capogruppo, ma allora quello mette lui, così poi va a fare il capogruppo. Cioè, questo paese... È, è, e mi sembra di dire un'ovvietà ha davvero una serie di problemi più urgenti il PD anche non volendolo continuando a insistere su queste cose dà l'impressione di badare più a se stesso è come un partito che si guarda l'ombelico eh, allora come, doveva... come, simbolo... come si doveva andare domani a questa assemblea tutti così in ordine sparso o è stato meglio eh, cercare come si dice in linguaggio politico ampie convergenze è chiaro che un accordo dovevano trovarlo però anche se avessero detto anche cosa volevano fare oltre che le persone che avrebbero dovuto farlo solo chiediamo a Civati ecco, questo <ride> okay. è il punto eh, Civati, lei lo voterà eh, come segretario pro tempore tra l'altro, no? questa sì, mi sembra l'unica certezza vorrei, no, non è una certezza nemmeno quello, perché anch'io prendo come voi questa notizia, non sappiamo se è un segretario a termine, se si vorrà candidare al congresso non sappiamo quando si terrà il congresso perché si parla di ottobre però io lo farei anche prima. Mi pare che l'esigenza sia quella di cominciare a parlare di cose da fare e di soluzioni da, da offrire ai cittadini, ai nostri elettori, perché insomma in questi due mesi abbiamo dato pessima... Prova di noi stessi. Ma perché Epifani non andrebbe bene? Quindi i non ne diciamo... faccio mai una questione di persone, però è in grandissima continuità con Bersani, tanto che qualcuno legittimamente potrebbe chiedersi perché non è rimasto Bersani per i mesi che mancavano. Perché Epifani ha condiviso tutte le scelte di Bersani, ricordo un suo intervento appassionato in difesa della candidatura di Marini, che poi sappiamo è che è andata non, diciamo, non proprio benissimo, e quindi in verità c'è da capire se noi vogliamo trasmettere un desiderio anche di messa in discussione se possiamo dire di quello che abbiamo fatto in questi giorni se c'è un'apertura prima diceva Severnini che cosa volete fare io per esempio la stessa domanda che ho chiesto e ho rivolto al governo Letta cioè quali sono le priorità vere di questo governo perché Letta ne ha illustrate tantissime e ha parlato di una convenzione che non c'è più nel suo intervento alla Camera perché Berlusconi pare lei, che quella sia la convenzione per le riforme non, non c'è più aveva detto che sarebbe durata 18 mesi che è tantissimo, per me io no, mi ero chiesto se era un tempo accettabile. In realtà insomma pare che le riforme si possano fare in Parlamento. Quali riforme? Che cosa facciamo? Sull'IMU oggi pare che siano arrivati ad un accordo, ad un compromesso, però forse dobbiamo abbassare le tasse sul patrimonio o quelle sul lavoro. È legittimo domandarsi se la presenza al governo di una ministra come la Kienge sia una presenza positiva e fattiva, quindi faremo una legge sulla cittadinanza o no? Oggi la Idem lancia la legge sulle coppie. Eh, gay, la faremo o no? Faccio un ultimo esempio: c'è eh, stato Don Ciotti al Senato l'altro giorno, mentre c'era il caso Nitto Palma, noi eravamo ad ascoltare Don Ciotti sulla corruzione che ha un valore morale ma anche economico. Questo governo, questo Parlamento voteranno qualcosa nei prossimi mesi? Perché queste sono le domande mm. che ci facciamo noi e che possono dare delle risposte, un sollievo anche civile, non soltanto de democratico e generico, no? proprio pratico e concreto agli italiani. Queste sono le domande che mi faccio anch'io. Eh. Il Congresso bisogna farlo così, si deve dire questo. Lei si me. candiderà alla segreteria quando ci il già, penso, Io mi sono candidato quando c'erano le primarie tra Bersani e Renzi un secolo fa, per cui sono ancora convinto di questa idea e poi sono felice di potermi confrontare, spero in un congresso aperto, in cui tutti possano, non mm -hmm. abbiano i padrini, no? perché come diceva Epifani, se c'è quello è amico di D'Alema, se c'è quell'altro... Io non sono amico di nessuno, purtroppo, e quindi mi candido con grande Forse libertà. Questa sarà la sua fortuna, cosa dici Beppe Severnini? E tu sei in grado di rispondere a qualcuna delle domande che si poneva Civati? Perché in effetti eh, è più che legittima no, la domanda su cosa riuscirà davvero a fare il governo di Enrico Letta perché insomma, questa alleanza con il PDL non è proprio semplicissima soprattutto su alcuni temi uh, come la corruzione appunto cito uno che lei appena, di cui lei ha appena parlato cosa dici Severnini? Certo è un'alleanza non semplicissima l'ho già detto, l'ho scritto secondo me è inevitabile visto quello che ha combinato il PD e in parte anche il Movimento 5 Stelle quindi lì sono arrivati per forza Aggiungo una cosa, io credo che eh, ci sia una, una. che Enrico Letta e, e Alfano si, siano, si abbiano vissuto a lungo come numeri due e capiscono che questa è la loro grandissima occasione e dalla loro. Eh, come si dice, del, la, la capacità di lavorare insieme e anche il fatto che si tengono a vicenda, potrebbero darci delle sorprese, dovrebbero stabilire delle precedenze, non c'è dubbio. Sì, ma il Però problema stai è che uno, scusami, uno diciamo si è liberato tra virgolette del numero uno, cioè, Bersani eh, si è dimesso, l'altro Alfano non, non esattamente, no, perché Berlusconi è sempre lì, No, ma non ho detto che si sono liberati, ho detto che tutti e due hanno vissuto all'ombra di letta di, di, di altri personaggi nel PD, Alfano di Berlusconi. Metti che riescano a combinare qualcosa, me lo auguro da italiano eh, perché sarebbe un dramma augurare al governo certo. in carica di fare un dire. Allora metta che, metti che riescono a combinare qualche cosa, io credo che si rinforzerebbero e sarebbero ben contenti, quindi stai a vedere che potrebbe accadere che Berlusconi diventa geloso di Alfano e magari qualcuno nel PD diventa geloso di Letta, non sarei tanto sorpreso. Eh, onorevole Civati è un no, guarda, io posso, Non lo so, la battuta che circola è che è meglio candidarsi a fare il vice segretario che il segretario, che si fa più strada no? perché in effetti i numeri due hanno avuto miglior fortuna Devo dire la verità però che se il governo letto, io non l'ho votato come si sa, credo, non ho partecipato al voto però se farà delle cose buone io le sosterrò fino in fondo cioè qui non c'è nessuno che gioca al tanto peggio o tanto meglio, anzi Ma chi lo ha sostenuto? Di... Non pensa che dovrebbe sostenerlo con un po' più di anche un po' più di generosità. No, infatti un po più quello di che non si perché... è capito, il motivo per cui ci sono un po' rimasto male, è che molti hanno espresso sotto traccia, nel, soffiando nelle orecchie del vicino, le proprie perplessità. Però di questo governissimo si è discusso pochissimo nel, mm. nel Partito Democratico. Eh, chi fa che il lei paragone pensa Moro che se, e Berling... se ne fosse discusso... Beh, avremmo sarebbe... quantomeno, dato le condizioni, sui tempi, sulle priorità, le cose che chiedevo prima, ci sono molti che citano Moro e Berlinguer un po' a Vanvera, nel senso che lì fu un processo come dire, culturale e storico straordinario. Qui ci siamo arrivati sulla base di errori, diceva Severgnini. Secondo me, qualcuno, i 101 l'hanno fatto apposta, non è che hanno sbagliato a votare. I 101 preferivano il PDL sulla base anche di ragioni minime. ma mini, ne hai capito pro... chi sono questi. E non lo so, però c'è un'indagine in, un in corso. Credo che durerà tutta la legislatura, ma li troveremo alla fine. Alla fine li troverete, vabbè. Ehm, Severdini, vorrei tornare un attimo eh, su eh, Beppe Grillo, perché tu appunto sul Corriere della Sera hai scritto una lettera aperta no, al leader del movimento 5 Stelle dicendo. Adesso basta, basta con gli insulti, non si può andare avanti così, cominci lei, Grillo. Uh, hai mai avuto risposta? E questa è una cosa interessante che non ho avuto risposta, non credo che avrò risposta, però in compenso ho avuto una sorprendente e, e devo dire Confortante risposta da, da tantissime persone sulla rete, eh, su Twitter, che è un luogo aperto che qualche volta può essere spiacevole. Eh, Enrico Mentana, che questa rete conoscete molto bene, l'ha provato sulla sua pelle. Un, qualche volta c'è veramente una follia che si scatena. Miracolosamente questo stesso Twitter, quindi non il forum del Corriere, i commenti, e già, su Twitter e su Facebook moltissimi messaggi erano favorevoli. Al buon, non a me, al buon senso e all'idea che non ci si può insultare. Questa è stata la vera grande sorpresa e l'ho già detto prima. Vedi, ci sono momenti in cui parlano solo quelli che si agitano e poi ci sono momenti in cui parlano le persone di buon senso che in questo paese sono ancora la grandissima maggioranza. Non c'è bisogno di essere tutti d'accordo, però i toni usati erano impegnativi. Grillo deve capire che deve cominciare a rispondere. Non esiste nessuna norma di legge che impedisce a a un leader di rispondere, io gli ho chiesto mi spiega perché usa questi toni e lui non ha risposto, e io continuo a chiederglielo. Va <ride> oh, bene, beh, sì perseverante. Ehm, una cosa invece, ancora sul Partito Democratico, visto che domani comunque con qualche nome uscirete, pare che sia Guglielmo Epifani dalla vostra assemblea, ehm, secondo te Severnini ehm, per Luigi Bersani ha sbagliato proprio tutto? Tutto no, ma, ma, molto, ma molto. Credo che. Allora, per una cosa semplicissima, se tu chiedi di fare il governo a Grillo e al Movimento 5 Stelle, e poi decidi di scegliere Marini come Presidente della Repubblica, devi spiegare ai tuoi elettori che percorso mentale, perché sembra una Bravo. roba un po' strana. E poi, dice Civati se... bravo eh, ma per forza e poi se quelli ti propongono Rodotà che comunque è un uomo che viene da, da, da diciamo da quello che è adesso il partito democratico tu prendi la palla al balzo dici signori io ve lo voto però adesso seriamente facciamo una cosa insieme ti ripeto io di questo governo a differenza credo di Civati ho o avrei avuto e avrei tuttora grandi perplessità sulle norme che un governo 5 Stelle PD potrebbe tirare fuori, ma non fa niente. Guardiamo, allora loro vanno là e dicono: Signori, eh, noi vi votiamo Rodotà, però adesso si fa una cosa insieme. Grillo sarebbe stato costretto a fare un governo 5 Stelle PD e Berlusconi sarebbe stato fuori dai giochi forse per sempre, quindi non c'è dubbio che l'accoppiata di queste in, di queste incapacità ha riportato in gioco Berlusconi ed un è un'evidenza solare. Se, non è che se Vernini vuole fare reggente del PD che mi sembra bravo stasera è sul pezzo. <ride> Io no. la candido domani eh. se va avanti, Guardi piuttosto, così... piuttosto l'allenatore dell'Inter <ride> Eh lo so che lei è, è alla prova già no, con se, il... devo fare, se devo fare cose veramente missioni impossibili Allora è meglio fare l'allenatore dell'Inter E far tirare <ride> i rigori Alvarez. No. Eh, sentite però siccome avete citato entrambi oggi Rodotà eh, Volevo dirvi che eh, Stefano Rodotà Uh, poco fa ha detto a Sky TG24 tutte le decisioni possono essere criticate in maniera franca, ma quando vengono seguite le procedure costituzionalmente legittime usare parole come golpe mi sembra si passi un po' il segno e quindi anche lui si augura uh, che si esca dalle battute dal linguaggio aggressivo e che si cominci a lavorare. Allora, um, a proposito di lavorare, vediamo in che direzione tendono a lavorare quelli che hanno votato alle ultime elezioni il Partito Democratico e Bersani. Vediamo cosa pensano oggi. Paolo Pagliaro. Il 30 novembre dell'anno scorso, sull'onda delle primarie, il Partito Democratico veniva dato dai sondaggi al 34%, primo partito del Paese, 20 punti sopra il PDL. Da allora c'è stato un inesorabile declino che lo ha portato al 25,4% delle politiche di fine febbraio sino al 22 odierno, rilevato dal barometro politico dell'Istituto Demopolis. L'unica magra consolazione è che la discesa sembra essersi arrestata. Sostiene Demopolis che in ogni caso se si votasse oggi il PD perderebbe oltre un milione e mezzo di voti rispetto alle elezioni del 25 febbraio. Tra questi delusi una piccola parte voterebbe per Vendola e una frazione ancora più modesta per Grillo, ma la stragrande maggioranza resterebbe a casa, determinando un significativo aumento delle astensioni in caso di elezioni. Demopolis ha sondato gli umori dell'elettorato PD. Se il 45% si identifica tuttora nel partito votato alle ultime politiche, il 51% appare più critico e dice di sentirsi poco o per niente rappresentato. Le ragioni della delusione sono molteplici. Si va dalla scarsa incisività di Bersani in campagna elettorale all'impegno giudicato insufficiente sul fronte dei costi della politica e del rinnovamento della classe dirigente. Il 45% fatica ad accettare l'accordo di governo con Silvio Berlusconi, l'avversario degli ultimi vent'anni. Sotto accusa anche la gestione dell'elezione del Capo dello Stato con le bocciature di Marini e Prodi e soprattutto l'incoerenza e le troppe divisioni nella linea politica e nella scelta delle alleanze. Convinti che sia opportuno mantenere separate le figure di candidato Premier e di segretario, due terzi degli elettori PD intervistati dall'istituto diretto da Pietrovento pensano che il loro partito dovrebbe ritrovare al più presto l'unità, rinnovandosi profondamente. Ma uno su cinque crede che solo una scissione possa fare chiarezza, consentendo alle diverse identità di rendersi finalmente riconoscibili. Cosa la colpisce di più di questo sondaggio, onorevole Civati? Beh, tutto, nel senso che mi pare insomma, intanto aver perso un milione di, di voti in un mese è quasi un, credo un record mondiale. In secondo luogo mi, mi colpisce che ci sia. Una perplessità rispetto alla scelta sui Presidenti della Repubblica collegata a un'analoga percentuale sulla scelta di questo governo perché le due cose sono intimamente collegate. Io penso che il PD si debba porre il problema di queste delusioni. Prima ci sono state le delusioni storiche, poi c'è stata quella della campagna elettorale che sappiamo aver premiato in molti casi il Movimento 5 Stelle, adesso c'è una delusione più fresca. Io ripartirei da lì pensando al futuro del PD e del centro-sinistra, che poi una delle cose che sono capitate è che noi abbiamo perso anche un pezzo di coalizione senza neanche discuterne più di tanto, insomma in una il notte Il partito di Vendola, via. Sel, no? Esatto, il partito di Vendola che non a caso un po' ha beneficio dei nostri mm. guai, però insomma immagino che il beneficio per tutti sarebbe ricostruire un centro-sinistra di governo che sappia tenere una linea, perché l'altra cosa che colpisce moltissimo è l'accusa di avere cambiato atteggiamento e modalità, anche metodi nel corso di, questi, di queste mm. settimane mm. e questo purtroppo è colpa anche di chi ha governato il PD. Eh, Beppe Severnini c'è chi è convinto anche all'interno del Partito Democratico, forse anche lei, se ben ricordo onorevole Civati, che eh, una scissione eh, del PD eh, sarebbe forse il modo migliore per poter ricominciare. Tu cosa ne pensi? Probabilmente sì, c'è una questione che l'avversario principale, ovvero il PDL, non si scinde. Quindi vincono loro ancora più facile, molto semplice. Quindi vuol dire rimandare la possibilità di arrivare al governo di qualche anno. Eh, io ricordo a, a, ai democratici che esiste un partito che si chiama nello stesso modo negli Stati Uniti. Questa volta c'è Obama, prima c'era Kerry, prima c'era Gore, persone diverse fra di loro. Quando un partito si fanno le primarie, si fanno i congressi, si decide... Ti può non piacere il candidato, lo appoggi, fai in modo che vinca il tuo candidato la volta dopo. Ma l'idea delle scissioni va bene, insomma, la mitosi va bene nella biologia, le cellule, ma nei partiti non funziona. I partitini italiani, poi dopo, prima o poi, diventano partiti personali. Il Partito Italiano è un partito preta à porter c'è cioè un signore che ne fa una sorta di proprietà privata. Ce cioè n'è uno che ne ha fatto una grande proprietà privata, a destra. Ma anche a sinistra ci hanno avuto i loro partitini, finiti male, tristi. Mm, onorevole Civati, no, lei non, è, non pensa che una scissione, no, sarebbe. Sono... Sono, un modo per ricominciare. sono in linea con Severnini che ribadisco, candiderò presto. <ride> domani sarai candidato no, alla reggenza del PP. Anch'io la penso nello stesso modo: noi abbiamo bisogno di avere un grande partito, magari diverso da quello che c'è adesso, con figure nuove. Penso che questo sia, spero, chiaro a tutti: che noi abbiamo bisogno di un gruppo dirigente rinnovato anche nelle modalità, non solo nelle persone. Cioè, tutte queste correnti che ormai sono veramente un florilegio pazzesco, ci sono nomi anche divertenti, insomma, nuovi da studiare. Beh, un partito così non debba cambiare non andando a sinistra o a destra perché questo è un altro equivoco no? qualcuno ha detto se Letta che è moderato va al governo ci vuole un comunista al partito ma no, ci vogliono due democratici Letta è uno del PD, ci vuole un segretario del PD che dica delle cose a Letta e viceversa, che Letta senta, che con cui Letta discute. Tra l'altro anche la questione del segretario del Premier, dividerli, il Premier ce l'abbiamo, ecco. Io non, non sono molto, sono un po' scettico, diciamo così, però Letta è del PD e fa il Premier, altrimenti non ci capiamo più. Se cominciamo noi a ritagliarci il PD. Ciascuno per sé, con quella logica della mezzadria che si diceva prima, non so se, se cioè, va bene. E quindi il ma segretario adesso, del Partito del Democratico pezzi... deve essere anche candidato premier automaticamente o no? No, può esserlo o no. Anche questo discutiamo al Congresso. Per me non è necessario avere una così forte no, certezza. Tra l'altro, ripeto, un premier in questo momento c'è il governo, per cui il segretario farà un altro mestiere per un po' di tempo. Uh -huh. Ma uh, Fabrizio Barca, Severnini, non sarebbe per esempio stato un una persona che poteva anche un po' rimescolare le carte in un momento così complicato, uh, far uh, ripartire tutti in una logica un po' diversa. Ma è impensabile che, che non fosse, cioè, perché alla fine Epifani, che ha una storia personale, naturalmente, e professionale di, di, di tutto rispetto, ma appunto, come diceva l'onorevole Civati, non è proprio... Adesso ricominciamo con qualcosa di profondamente diverso. Ma, sai, quando uno uh, si propone per un lavoro, questo accade in tutti i campi presenta un curriculum e racconta cosa ha fatto che poi le aziende italiane non rispondono ai curriculum è una vergogna è un'altra puntata però eh, Fabrizio Barca è, una, è stato ministro però non mi sembra cioè, mi vengono in mente 35 nomi che potrebbero dire noi vorremmo guidare il nostro partito perché ci sono stati dentro hanno avuto una storia sono impegnati hanno passato la loro gioventù si sono fatti venire i capelli bianchi e il fegato grosso eh, Fabrizio non si può improvvisarsi soltanto perché è un partito non sa. Dove andare, mi sembra francamente un po'. vabbè che il PD è capace di tutto, però a questo punto potresti anche, non lo so, appunto, prendere stramaccioni o, o, o Castellitto. Non vedo bene ragiona, il ragionamento dietro una cosa del genere. Eh, ci vatti, e poi le vorrei anche chiedere. Beh, io, per motivi di, di tifo, non, non metterei stramaccioni. Barca è una figura straordinaria come uomo di governo, ha deciso di impegnarsi per il Partito Democratico di metterci mm -hmm. un po' di cultura politica che in questo momento è importante per cui io lo terrei in grande considerazione. Senta, Salve. il la, suo collega Pupato che ha proposto ehm, le maggioranze variabili in Parlamento, cioè di no, votare di volta così, in volta? Facciamo così: poche cose che servono agli italiani che diano sollievo a chi sta peggio e poi torniamo a votare perché non possiamo andare avanti all'infinito. non possiamo andare avanti all'infinito. Vabbè, e allora a questo punto vediamo che cosa è. Come eh, io vi saluto con queste azalee. Vediamo cosa succederà domani nel, nell'assemblea del suo partito. Eh, io intanto vi ringrazio, grazie Beppe Severnini, grazie Civati e adesso eh, vi ricordo perché eh, dovreste comprare domenica prossima una di queste azalee che troverete in tantissime piazze italiane perché domenica è la festa della mamma, eh, queste sono le azalee per la ricerca, per rendere più curabili i tumori che colpiscono le donne, troverete nelle piazze italiane 25.000 volontari dell'AIRC e distribuiranno oltre 600.000 azalee. Grazie, grazie Severnini, grazie onorevole Civati, grazie spettatrici e spettatori, noi ci vediamo come sempre lunedì, 8.30, arrivederci.